Salve ragazzi, salve, siamo nuovamente su Assassin's Creed Odyssey, siamo ancora ricercati. E perché comincio con questo tier, ragazzi? Questo tier è il set dell'immortale, l'ho fatto facendo quest secondarie, quindi in quanti di voi lo riconoscono, non lo so, però ve lo faccio vedere dall'inventario, guardatelo bene, è il set dei soldati immortali del film 300, l'hanno replicato alla perfezione, da quello che mi ricordo, ho visto molto tempo fa. Quindi anche questo set è andato. Poi vi faccio vedere alcune cose oggi, quindi portiamo un attimo di pazienza. Dove sono i sandali di Atalanta? Ecco qua. Ritorniamo sul nostro vecchio set degli eroi. Come vedete, scusate, il set dell'immortale ci dona un 20% in più di salute recuperata alla morte, quindi non so come funzioni questa skill, però ecco qui, mettiamo Atalanta, mettiamo la nostra fascia di Ippolita, il vello d'oro di Giasone, i guanti di Teseo e poi avremo anche, ragazzi, finalmente il diadema di Perseo. Sei tu Perseo 36. Ed ecco qui, 20% in più a tutti i danni da resistenza se usiamo il nostro set completo, vedete? Questo è Diadema, sta anche bene su Exios, ci permette sempre di vedere il suo volto, quindi per tutti i giocatori che non amano magari vedere l'elmo sul personaggio, questo può essere un bellissimo set come scelta, quindi niente da dire. Anche qui abbiamo fatto 100, abbiamo ottenuto il nostro set degli eroi, abbiamo quello, vi ricordo, di Artemide come set anche completo. Ora ritorno e anche il set del veleno, quello della vipera, quindi più i due set che abbiamo preso con la prima, non li ho mai potenziati. Ora torniamo sul nostro set che, come vedete, ha potenziato, a parte la fascia che devo ancora fargli fare un livello. Oltretutto siamo arrivati a livello 50, abbiamo fatto il trofeo pochi secondi fa, il trofeo del semidivinità si chiama come trofeo. Sto puntando a completare anche il set di Achille, per quanto può essere, che sembra molto buono, però per quanto può essere. E ora vi faccio vedere la mia nuova build, ragazzi, ve la consiglio. Allora, abbiamo un punto abilità da spendere, lo spenderò subito sull'attacco ultra. Ecco qua, come vedete, ho preso l'attacco ultra, il maestro di tiro con l'arco che aumenta i danni con l'arco. Questa abilità è molto bella e questa supera gli scudi e penetra le armature. Poi questa la dovete prendere perché vi dà tutte le frecce disponibili del gioco, almeno io per completismo l'ho voluta, e questa praticamente, anche se non usate l'arco, vi rallenta il tempo mentre vi scoprono, quindi avete più tempo per fare un assassinio. Non è assolutamente male. Questo è l'urlo di guerra, il grido di Ares, lo sto provando. Ho preso il calcio di Sparta, come vedete, le altre abilità ci sono ancora. Ho preso solo un punto nell'abilità dell'incendiare le armi. Idem ho fatto per il veleno, vi ricordo che le abbiamo usate in passato. E infatti le ho messe su questa ruota dei poteri che non userò mai. Poi queste, i maestri della furtività e l'assassinio critico che tenete schiacciato per eseguire l'assassinio, prendetele. Assassinio ombra, sia per stordire che per assassinare, prendete che aumentano i vostri danni, quindi potete più facilmente shottare i nemici. E poi abbiamo la maestria del veleno e la maestria del fuoco preso. Perché? Perché io sono andato a fare incisioni e ho scoperto che la nostra spada di Nicolao, che stiamo usando, come vedete, infligge danni da fuoco quando gli mettete l'incisione giusta, eccola qua. E poi ho anche preso il caduceo di Hermes, che è un'arma, ragazzi, eccola qua. Scendiamo ancora, è un'arma che di suo fa più di 20% di danno d'avvelenamento, fa un 15% in più di danno d'avvelenamento e incremento danno, fa danno d'assassinio, quindi lo bilanciate tra guerriere e io gli ho messo anche che fa danni d'avvelenamento. Quindi eccola qua, quest'arma la ottenete, ragazzi, questa lancia con un motivo serpentino sulla guardia, la ottenete con una missione di Ippocrate,
quindi non è difficile da ottenere. E questa è la build, praticamente in questo modo avremo sempre attivi i danni da fuoco, ma sfrutteremo sempre questo bonus, e quando useremo la lancia sfrutteremo sempre questo bonus. E inoltre, come vi avevo anticipato, volevo andare a farmi un po' l'albero del cacciatore. Questa è la nuova build che sembra veramente funzionare bene, ragazzi. Quindi ora entriamo qui e andiamo avanti con la nostra quest. Sembra che qualcuno abbia scavato. Allora, lo scrigno è chiuso. Dunque, vediamo la mappa cosa ci dice di fare. Allora, lo scrigno è chiuso, quindi non possiamo aprirlo. Dobbiamo fare rapporto, penso, Socrate, non lo so. Andiamo a completare la quest, comunque. Stiamo molto attenti a non farci vedere. In questa zona siamo ricercati. Ho speso quasi 5 minuti a mostrarvi le nuove build, ma la consiglio veramente, perché io, ragazzi, mi sto trovando veramente benissimo. Vedete il tempo che abbiamo per scappare al nemico? È veramente elevato. Sempre con quella skill del cacciatore, no? Che aumenta il tempo in cui il nemico riesce ad individuarci. Anche se non usate l'arco, in realtà il tempo di individuamento è mirato anche a poter usare una mira più pulita con l'arco, ma anche se non usate l'arco, credetemi che è veramente utile. Quindi guardate qua, ad esempio, ci siamo rinascosti. In altri punti del gioco ci avrebbero visti ad occhi chiusi proprio. Scusate, adesso qui ci vedranno perché ho fatto una stupidaggine, io non mi sono curato del nemico che avevamo alle spalle. È stata rilasciata comunque una nuova patch ieri, da quello che ho capito. Ah, dobbiamo ucciderlo quel tizio lì, quindi... che è quello che probabilmente ha la chiave della cassa. Vediamo. Ehi, quante dracme. Prima un cagnasso, poi ora è ancora vivo. Aixios, unico avventore che si dà fuoco da solo. No, via. Ok, ora torniamo con la chiave nella zona antecedente a questa e vediamo se possiamo in qualche modo, ragazzi, aprire quel forziere maledetto. L'allerta è massima qua, ragazzi, però vedete come con un po' di accortezza riusciamo comunque a scappare i nostri nemici. Adesso ho sbagliato io, perché... però avete visto, le nostre finestre di individuazione sono aumentate tantissimo, e questa è una cosa molto buona. Ragazzi, è veramente difficile. Proviamo l'urlo di guerra. Il problema è che quando ce li avete addosso tutti, il gioco diventa veramente tosto, non importa quanto siamo livellati. Allora, corriamo qua, andiamo a prenderci le prove di Leone. Perfetto, e ora dovremmo allontanarci da questo luogo e tornare. Da Socrate, credo.
Ok, dunque, vediamo. C'è anche questa, vita d'attore. Poi dovremmo consegnarle tutte e due nella stessa zona. Quindi io direi di fare vita d'attore e andare a consegnare insieme. Cosa dite? A parte che sono entrambe missioni Odissea, quindi no, andiamo a consegnare. A meno che, fatemi rivedere un attimo vita d'attore, cosa dice? Perché era quel che volevamo fare prima tra le due, se vi ricordate. Ah, ecco, vicino all'Agorà. Ok, noi eravamo andati a cercare la casa vicino all'Agorà e non l'avevamo trovata, in effetti. Quindi parte settentrionale, qui c'è il Tempio di Efesto, qui c'è la residenza di Ermippo, Stoa commerciale, che fosse questa, Palazzo di Giustizia, Zecca di Atene. Eh no, mi sa ragazzi che qua dobbiamo per forza recarci. Proviamo la Stoa commerciale, se mi ricordo bene. Se si fa troppo difficile pagheremo la nostra taglia, eh. Tanti soldi non mancano. Anzi, quasi quasi potrebbe essere una buona idea. Come si fa a pagare la taglia? Mannaggia, ragazzi, non lo so fare. Forse sulla mappa. Paga tutte le taglie. Ecco qua. Non è molto, molto, come si chiama? Molto Via, vamos! eroica come cosa, ma che dire. Il rischio era di venire attaccato ogni 2 secondi e morire e rifare, quindi ho preferito per la prima volta pagare la taglia. Allora, proviamo a recarci a nord di Atene. Vediamo cosa scopriamo se ci recchiamo a nord di Atene. Spero che la build che ho fatto sia utile a qualcuno. Vi dico, io mi trovo molto bene con questa build. Avete visto che abbiamo anche. Ci Andiamo. sono nuovi mercenari di livello 50? Questo è veramente tosta come cosa. Pensavo di essere io oramai l'unico mercenario di 50° livello, ma vabbè, oramai tanto il trofeo abbiamo fatto, quindi se ci uccidono, ci scalzano, ma moriamo, quindi non possiamo più essere scalzati dalla vetta, in teoria. Ora, sto facendo questa arrampicata. Proprio per riuscire ad ottenere. Il set degli eroi, ragazzi, è molto buono, però preferisco usare questo da spartano perché mi piace molto di più. Ditemi voi cosa pensate meglio tra il Devo set farlo degli bene. eroi che vi ho fatto vedere, sia esteticamente sia a livello di capacità, perché anche a livello della capacità è molto buono quello degli eroi. Esteticamente io preferisco questo, è più in linea con il nostro Exios. Magari su Cassandra potrebbe star meglio l'altro. Anche se credo che quello ateniese che sto facendo sia ancora più bello per Cassandra, ma vedremo, vedremo veramente col tempo. Un aquilotto di pietra, dunque. Ok, allora ci recchiamo in questa zona di Atene, giriamo finché è sufficiente e vediamo di trovare il, come si chiama? Grande Atene, quindi ragazzi, la Grande Atene qual è che è considerata? Grande Atene è questa, la parte nord, c'è anche questo luogo che non abbiamo scoperto. Allora, chiamiamo il nostro Phobos. Forza! Largo, signori. Passo io col cavallino di fuoco. Detta sta stupidata, comunque a parte gli scherzi, dobbiamo recarci proprio nella zona nord. Nella zona nord appena potremo chiamare il nostro Icaro sapremo che siamo vicini. Allora, Piano
adesso. Guarda dove vai! Questi sono degli obiettivi secondari, quindi spingiamoci ancora più a nord, io direi. Quindi diamoci un altro punto. Sperando di trovarlo, sarà lì l'Agora. A me sembra di averla già vista in passato l'Agora nei miei viaggi ad Atene. Soprattutto durante l'epidemia. Ecco. Questa deve essere la casa di Tespi. Allora, mettiamoci a fare quest'altra quest principale. Ragazzi, vi dico che io so che vi voglio clippare anche un'altra parte, quindi voglio clipparvi due quest secondarie e le parti delle chiavi di Atlantide, quindi non so quanti video vi faccio ancora, ma comunque li facciamo insieme, in qualche modo li facciamo, quindi. Fuori dove sei? Il comandante si infurierà. Allora, cosa ci sta succedendo? C'era un soldato ateniese. Tu non sembri un attore, a meno che tu non stia interpretando una guardia ateniese. Io... Zitto, ti farò delle domande e tu risponderai. Ma il comandante Rexenore? Come ti chiami? Bulice. Bene, Bulice. Se te ne andrai da qui vivo oppure no, dipende da te, capito? Sì. Ops, scusate. Dimmi, cosa stai cercando? Una stupida opera. Non mi hanno detto niente. Opera? Io eseguo solo degli ordini. Mi hanno detto di distruggere il manoscritto. Che cosa avete fatto a Tespi? Alcuni dei ragazzi hanno il compito di farlo ubriacare alla taverna in fondo alla strada. Ti conviene dirmi tutto quanto? So solo che volevano tenere occupato l'attore. Lo vedrai con i tuoi occhi. È alla taverna. Sicuro che sia tutto? Eseguo solo gli ordini del comandante. Non faccio domande. Fa qualcosa di utile e unisciti a noi. Sei leale e esegui gli ordini. Mi accettereste? Cosa rispondi? Andarmene da Atene. Grazie. Grazie. Ok, abbiamo un nuovo luogotenente per la nostra nave. Bulice. Lui sto reclutando praticamente tutti, ragazzi, quindi... Allora, non abbiamo neanche, scusate ho sbagliato due volte, non abbiamo neanche skill pronte per affrontare i mercenari, quindi... Passiamo la lancia, così vi faccio vedere anche la lancia in battaglia se capita, con i danni da veleno automatici. Ha bevuto abbastanza. E che cosa te ne importa, Mistios? Sì, che importa. Oh, ma guarda. Ti conviene andartene. Sono qui per conto del suo capo, Aristofane. Beh, non sto lavorando ora. Sì, non sto lavorando. Però mi piace. Aristofane è simpatico, ma ha certe idee. Gliel'ho detto che è pericoloso. Sì, lo è. Mi serve sobrio e riposato. Non credo che tu comprenda la situazione. Il comandante Rexenore ha detto che Tespi deve restare qui. Io dico che resto. Non voglio problemi. Datemi Tespi e vi darò qualcosa in cambio. Possiamo trovare un accordo. Vi darò qualcosa. Prendete e sparite dalla mia vista. Ti sembriamo dei contadini che accettano 4 soldi. Riprenditeli e infilali dove non batte il sole. Forse dovevamo pagarli di più. Al comandante non piace scherzare. Però se ne vanno, dai. Non mi sento molto. Oh, mannaggia. Non sta in piedi, ragazzi, il nostro Tespi. Quindi... dobbiamo trovare una strada per portarlo a casa sua. Forse di qua, sotto queste vigne. Vigne, scusate, questi allori. Ma
proviamo a passare di qui, vediamo. Proviamo a salire di qua. Ok. E ora muoviamoci in questa direzione. Pur reattore ubriaco, diceva, ci tocca portare a casa. Sei al sicuro, diceva. Sei così forte, Caterina. È bello ciucco, eh. Brutto, brutto come messo. Grazie, ma ora fermati. Perché io conosco il vero amore. Mi serve solo che tu vada in scena domani. Certo, e a me serve la mia musa, il mio amore. Non voglio, non posso recitare senza di lei. Tu andrai in scena. No, non senza Caterina. Un nome divino per un corpo divino. Un essere divino. Gli uomini alla taverna, chi erano? Oh, ammiratori, inoffensivi. E mi piacciono gli uomini in uniforme. Devi riprenderti. L'evento è importante. Anche Caterina. Mi serve la mia musa. Ti prego, lo troverai a ovest, alla casa di Afrodite. Sì, vabbè, ho già capito. Ti servirà farti andare in scena. Troverò la tua musa. Porca miseria, ci fanno sempre fare gli sgargini. Perché si mettono qua a fare i grossi, che non lo sono? Ci divertiamo. Rovinerò quel tuo bel faccino. Vabbè. Non possiamo trovare un accordo. Non stringerò mai un accordo con te. Ah, è una perdita di tempo. Devi morire! Ecco qui, anche in questo caso vedete, massimizziamo i danni da veleno quando usiamo la nostra lancia. Vabbè, a Cefalonia non ci siamo più tornati, attenzione, sappiamo che c'è il famoso evento, è la giusta ispirazione. Oh, Caterina è già traccata, ragazzi, quindi meglio di così non poteva andare. Muoviamoci, magari con Phobos, prima che arrivi il mercenario, possibilmente. Ecco. E comunque, come vedete, alla fine ho scelto una spada lunga, cioè spada lunga, comunque un gladio, come si chiamavano all'epoca, e una lancia. Come volevo appunto avere tra i due moveset, sono quelli che mi piacciono di più e su cui mi trovo meglio, quindi alla fine ho optato per quello. Sì, sì, farei meglio, ma io mica voglio entrare lì da voi, quindi... Ora abbiamo una nuova quest, questa... Stavo facendo un gioco di parole. La casa di Afrodite, dove dovremmo trovare Caterina, nome italiano. Forse richiamo Caterina Sforza del secondo Assassin's Creed. Appunto, una delle amate di Ezio Auditore. Ovviamente non è lei, però potrebbero aver fatto un richiamo per i fan. Ubisoft fa sempre qualcosina alle volte, come aveva messo anche Ezio, se vi ricordate, una quest secondaria. Non sei il mio tipo, troppi muscoli, ma se hai le dracme possiamo trovare un accordo. Tespi ha detto che ti avrei trovato qui. Ah, il mio caro Tespi, un artista in molti ambiti, ma torniamo a noi. Credevo che tu fossi il grande amore di Tespi. Quello è amore. Questi sono affari. Cosa ti piace fare? No,
Tespi vuole che tu lo raggiunga. Vuole che lo aiuti per lo spettacolo di domani. Tespi adora andare in scena. Ma stavolta lo farà senza il mio aiuto. No. Tu sei la sua musa? Il comandante Rixenore vuole che stia alla larga da Tespi in questo periodo. Altrimenti ne andrà della mia vita. Ho sentito parlare molto di questo comandante Rixenore. È uno degli scagnozzi preferiti di Cleone. Ho sentito qualche storia dalle ragazze. Gli piace travestirsi. Ha un mantello e una maschera. È anche molto violento. Mi dispiace. Comanda la guarnigione locale. I suoi uomini sono sempre qui. Se mi assentassi, lo scoprirebbe subito. Perché il comandante ti ha minacciato? Per quello stupido spettacolo. Fanno tutto il possibile per proteggere l'immagine di Cleone. Persino minacciare te. Gli attori sono tipi superstiziosi. Il comandante Rixenore sa che Tespi non reciterà se la sua musa non sarà lì presente ad aspettarlo. Non temere, mi occuperò del comandante Rixenore. Non capisci che razza di bastardo sia. Non è un semplice soldato ateniese. Che intende? Incontri segreti, strani ospiti, mi dai brividi. Dovrai ucciderlo. Non c'è altro modo. Se lo faccio, aiuterai Tespi? Sarà un vero piacere. Dove trovo il comandante? Negli alloggi dall'altra parte della strada, a nord. Le ragazze devono andare da lui quando vuole i nostri servigi. Non ha l'energia per venire fino a qui. Puoi descriverlo? Indossa uno di quegli stupidi elmi enormi. Compensa altre carenze. Non temere, mi occuperò di lui. Portami la sua piccola spada come prova. Tornerò presto. Ok. Nessuno. Ed ecco, ragazzi. Prima della morte. Fino ad allora non c'è felicità. Solo fortuna. Ecco, ci dà l'ultimo pezzo dell'eroe da guerra ateniese, è comunque un livello 50 lui. Rixenore la mano, non lo so, comunque. La setta lasciò molte terribili cicatrici sulla democrazia, dalle improvvise svolte nelle votazioni per scendere in guerra ai cadaveri dei senatori più testardi trovati per le strade. Rixenore era la lama che infliggeva quelle ferite. Per quanto gli ateniesi tentassero di resistere, la sua mano discreta li avrebbe spinti a scegliere la guerra o servire la volontà di Cosmos. Quindi, ragazzi, ecco Rixenore. Poi dovremmo scoprire anche questo, che a quanto pare combattere nell'arena farà uscire, devo andare nell'arena, ok. Detto questo, ragazzi, allora pare che Rixenore stia con la setta di Cosmos. Esatto, noi lo andremo a sterminare. Allora, detto questo, ragazzi, io vi saluterei qui. Siamo quasi a tempo limite, come ogni volta. Questo era il 48esimo episodio, se mi ricordo bene. Dovremmo infiltrarci dentro al forte di Rixenore, quindi potremmo anche abbassarci la taglia, perché vedete che c'è uno di quei che ci hanno messo la taglia sulla cocuzza. Quindi, allora, perfetto, sembra che potremmo infiltrarci da qua dietro. Noi ci nascondiamo, ragazzi, qui. Vi saluto, vi ringrazio di aver visto il video. Mettete like o dislike a questo video, oppure commentate, oppure iscrivetevi al canale. In questo modo saprete quando la 49esima parte sarà online di Assassin's Creed Odyssey. E fatemi sapere anche nei commenti la vostra idea, se è meglio il set spartano o il set degli eroi greci. Alla prossima, ragazzi. Ciao ciao.